chiamiamo subito Sofia Checchi, la nostra piccola grande traduttrice, perché con loro ci sarà parecchio da chiacchierare. Sofia, allora, è il solito problema di tutti i gemelli: come riconoscere Max e come riconoscere Colby. Dai, è facile, più o meno si capisce. Nah. How do people tell you two apart? Lui è un po' più alto, ha detto un po' più alto. No, forse c'ha tre nei qua, fa vedere. One, two, three. Per quei tre nei lui è? Max. Yes. E Colby. E non sono solo loro, perché la famiglia è molto grande. Quanti fratelli sono? How many brothers do you have? We're 10 all of us together. 10 tutti insieme. Wow! Abbiamo i genitori qua? Sono i vostri genitori? We're your parents. Complimenti, lei è un fenomeno e dopo ci deve raccontare. Grazie di essere venuto sin da Nashville, Tennessee. Guarda che... Dove vi esibite solitamente? Where do you guys usually play your music? That's hard to say. We played the Washington inaugural ball. We played in Germany. We toured Albania and Austria. And we also we toured America, and we went from California back to Florida. Yeah, we went from Florida to California. Hanno citato un po' tutto il mondo. Tutto. Sono andati dalla Florida alla California. Più o meno tutta l'Europa e anche tutta l'America. Sì, anche Washington, sì. Perché loro lo scorso gennaio si sono esibiti all'insediamento del presidente Trump, è vero? Were you guys at the inauguration of the new president? We were at both balls, Freedom and Liberty. The inauguration. Yeah. Sì, per l'inaugurazione del nuovo presidente erano lì. Erano lì. Ah, perbacco, quindi ci fate sentire un accenno di qualcosa, di un vostro virtuosismo, ci piacerebbe, prima dell'esibizione, che ci facciano sentire qualcosa. Ok. Ok, Max and Colby. Ragazzi, siete contagiosi, diglielo, sono contagiosi. You guys are contagious. Yes, sentirli suonare mi hanno fatto tornare in mente che io alle elementari, perché c'era la ora di lezione, suonavo anch'io la tromba. Allora, per la prima volta in trasmissione, vi suonerò qualcosa con Max e con Colby. Per favore, assistente, portami la tromba, per favore. He basically said that when he was little, he also played the trumpet at school. Purtroppo siamo in crisi. Purtroppo siamo in crisi. In Cina o in Italia? È il tuo conto bancario in crisi. He said that his bank account was in crisis. Let's have a contest how loud the other is compared to you. Io non posso tollerare di avere un assistente come quello. Lo tengo solo perché gli voglio bene, ma però mi prende regolarmente in giro. Bene, adesso noi ci fermiamo per una piccola pausa, ma poi torniamo con Little Big Show. A tra poco. American, two, one, two, a Little Big Show.